di Oleggio e siamo in compagnia del food blogger Riccardo Franchini. Riccardo, perché ci hai portato qui oggi? Vi ho portato qui per due motivi. Primo perché conosco da tanto tempo Chef Claudio Santin, che è un chef un grandissimo interprete dei risotti, e quindi stasera voglio che ci prepari un risotto, adesso lo dirà lui, perché per me è straordinario. E verrà preparato con il riso perla, di cui poi parleremo. Quindi la parola allo chef. Buonasera. Sì, prepariamo il nostro grande classico, il cacio e pepe liquirizia. La scelta ricade su questo riso perché è un riso che ha un'umidità molto intensa, lavorato artigianalmente e ha una lunga cottura, quindi riesce a sprigionare il meglio in sé. Un riso che nasce per un piccolo errore qualche anno fa, modificato, diventato il nostro cavallo di battaglia. Un risotto che i clienti, ogni volta che rallenta un pochettino la temperatura, scende un po', mi chiedono di mettere in carta. Un riso E lo della sua proveremo. semplicità, un riso veramente E eccezionale. per questo tipo di risotto utilizziamo Un un Carnaroli di riso perla. Allora abbiamo qui Daniele Giovanni di riso perla. Bene, raccontateci di questo Carnaroli. Sì, ciao a tutti. Noi oggi con questa occasione abbiamo portato le nostre tre varietà che produciamo: il riso Carnaroli, il riso Roma e il riso Roma semintegrale. Oggi lo chef ha scelto di utilizzare il riso Carnaroli per fare la sua ricetta e quindi vedremo com'è che uscirà. Siamo tutti curiosi e venite tutti a provarla. Quindi dobbiamo dire seguiteci. E buon appetito! Ciao! Ciao! Siamo nella cucina dello chef Claudio Santini, insieme a me Riccardo Franchini, food blogger. Il quale, apro una parentesi subito, vorrei far notare Sabrina che oggi fa l'aiutante chef perché è in divisa proprio ufficiale. Detto questo, passiamo allo chef Claudio Santini. Siamo venuti qui perché Claudio è un grandissimo interprete di due argomenti, il riso e i gin. Ecco perché oggi c'è questo riso che è riso, cacio, pepe e liquirizia. E come si procederà? Facciamo un classico risotto alla parmigiana, quindi semplicissimo, però abbiamo due o tre passaggi un pochettino particolari. Non facciamo più il soffritto classico con la cipolla, ma facciamo prima un burro chiarificato, aromatizzato la cipolla, poi filtrato, dove iniziamo a partire il risotto. E in finale non sfumiamo più col vino bianco, con qualsiasi tipo di alcolico, ma sfumiamo un goccino di gin. Il gin che poi accompagneremo insieme con gin tonic abbinato al nostro risotto. E quindi proveremo Sabrina, giusto? Assolutamente sì, certo, Certo. da Bene, aiutante di quindi chef provate. Io vi all'assaggio. lascio perché me lo provate il cucinato del nostro risotto. A Esatto. dopo, ciao! Grazie. Bene. Iniziamo con scaldare la casseruola leggermente con il nostro burro chiarificato. Riso perla, ricordiamo che questo riso ha veramente un gran amido perché è un riso lavorato integrale. Dalle roselle di Bautola, abbiamo qua Daniele, il produttore. Daniele, vieni a farti vedere. Benissimo, Eccolo, iniziamo. giovanissimo produttore piemontese. Ciao a tutti, ciao a tutti. Il nostro riso Carnaroli è un riso che tiene molto la cottura, infatti, essendo un riso completamente naturale, noi non aggiungiamo additivi a fine lavorazione e vogliamo tenerlo il meno lavorato possibile, in modo da garantire una buona tenuta in cottura e nel piatto avere un risotto tutto omogeneo, sia come cottura che come consistenza. Lo bagniamo costantemente con poco brodo, un brodo vegetale, solamente di verdura, 2 chicchi di pepe in grano e basta. Un brodo tradizionale. Sì, non di carne, quindi non abbiamo bisogno di avere una struttura importante che dia sostanza al risotto, che già è il riso, in questo caso qua, un riso già ricco di suo. E poi andiamo a arricchire questo. Bene, siamo quasi addirittura all'arrivo, Sabrina. Mancano 5 minuti, cosa facciamo adesso? Ovviamente sfumiamo con il gin, ragazzi. Ecco, via! Diciamo che è una sfumata un po' particolare perché non lo facciamo evaporare col calore, però rimane la sua parte di botanica all'interno.
Seguiteci. Mantichiamo. Pecorino, l'80% di pecorino, 20% di parmigiano. Lo lasciamo riposare nel frattempo che sulla base del piatto mettiamo la nostra crema di liquirizia. Sopra una generosa grattata di pepe nero . Questo pepe è un pepe che arriva dal Sudafrica, quindi la parte più piccante del pepe la perde per avere un'aromaticità molto intensa. Ecco, cacio e pepe di Tunisia.